Una buona giornata e benvenuti a questo primo appuntamento con la nostra informazione. In apertura, il Covid, critiche sulla gestione della pandemia arrivano alla Giunta Marsilio e alle ASL di Pescara dal consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, che chiede un cambio di passo nella vaccinazione e nell'effettuazione dei tamponi. Paolo Renzetti. Blasioli, lei chiede alla Giunta regionale un cambio di passo nella gestione dell'emergenza sanitaria, soprattutto per quanto riguarda la campagna vaccinale, anche la gestione dei tamponi. Perché? Perché la situazione è del tutto ferma e questo ostacola qualsiasi lotta al Covid. Guardate che quello che si sta verificando, che ricevo come segnalazione, è veramente assurdo. Ci sono persone positive che hanno fatto il tampone di controllo il 23 di dicembre, oggi siamo al 3 di gennaio e non hanno ancora avuto la risposta. Ci sono classi in cui ci sono stati degli alunni positivi. Le classi hanno continuato a vivere la loro vita normale e sono state avvisate della quarantena dopo 7 giorni di tempo. C'è una situazione degli hub vaccinali a Pescara che è scandalosa. Il sindaco qualche mese fa si vantava che televisioni cinesi e di altri paesi avessero preso Pescara a riferimento per la campagna vaccinale. Noi siamo stati una città di 120.000 persone con tutto il nostro hinterland che abbiamo avuto l'unico hub vaccinale a Città Sant'Angelo, dove mi arrivano foto questa mattina di persone prenotate alle 10:30 che alle 10:30 sono in fila fuori da ancora dal centro, non si riescono neanche ad avvicinare ai locali. Pescara ha soltanto 3 postazioni, una guerra si dice, stiamo combattendo una guerra, però sta guerra va in ferie nei prefestivi, andrà in ferie nei festivi, insomma non mi sembra una vera e propria guerra. E le persone che si prenotano per i vaccini vengono rinviate al 17-18 di febbraio, cioè dopo la nuova vigenza del Green Pass che naturalmente è accorciato, quindi queste persone non sanno neanche cosa fare, vivono anche questa ulteriore forma di perplessità. Senza parlare del vaccino dei ragazzi, che a oggi non è possibile prenotare dopo, cioè siamo arrivati al 17 di febbraio e non è possibile andare oltre. Questa è la situazione di Pescara. Mentre tutte le altre ASL, questo va detto ad onor del vero, si stanno organizzando con degli open day proprio per far recuperare, diciamo, queste persone che sono andate troppo in là con la prenotazione e devono andare a lavorare, voi sapete quello che potrebbe succedere di qui a qualche ora. Ecco, tutti si organizzano, l'ASL di Pescara dorme sul tracciamento che è completamente fermo, leggiamo delle scuse, ma a 2 anni di distanza dal Covid leggiamo le scuse. Cioè sul tracciamento è la prima forma per combattere questo Covid. Vaccinazioni ferme, tamponi fermi, persone che non riescono neanche a sapere il risultato del tampone. Questa è la situazione che si verifica nell'ASL di Pescara. Noi come consiglieri regionali, anche comunali, che ieri siamo usciti con questa nota, chiediamo all'ASL di darsi una sonora svegliata, perché così non si può più andare avanti. Per rientrare a scuola in sicurezza, l'8, il 9 e in modo ridotto il 10 saranno effettuati a Chieti gli screening di massa sulle scuole primarie e secondarie. Al lavoro il personale dell'amministrazione comunale, l'arma dei carabinieri e l'esercito. La raccomandazione è quella di presentarsi con il modulo di adesione già precompilato. Selenia Secondi. Partirà l'8 gennaio dalle 8 alle 20 lo screening di massa indetto dall'amministrazione comunale di Chieti per effettuare tamponi antigenici agli studenti e al personale docente e non docente delle scuole primarie e secondarie. Previsti più di 5.000 tamponi. Lo scopo è riaprire le scuole in sicurezza. Saranno tamponi veloci, saranno quasi 5.000 tamponi, più o meno vedendo quella che è la popolazione studentesca. E non sono obbligatori ma sono facoltativi. Naturalmente tutti i genitori dovranno dare il consenso informato e poi i risultati verranno comunicati alle famiglie. L'orario sarà dalle 8 di mattina fino alla sera. È importante comunque che i tamponi siano fatti in maniera veloce e chi ha eseguito il tampone poi liberi l'accesso in modo tale da non creare assembramenti. Al lavoro due team del Ministero della Difesa e personale del Comune. Saranno precettati nuovamente anche i consiglieri, più il sindaco in prima linea. Noi abbiamo aderito molto volentieri alla richiesta di poter anticipare in sicurezza la riapertura delle scuole.
e il Ministero della Difesa ha garantito la presenza sul territorio di alcune squadre che potranno effettuare tamponi rapidi come previsto dall'ordinanza regionale affinché i ragazzi lunedì mattina possano rientrare in sicurezza a scuola. Per il 10 in forma ridotta vuol dire che nel rispetto di chi l'8 e il 9 si sottoporrà al tampone garantiremo chi per motivi validi non si può permettere di lasciare casa o di raggiungere prima gli hub dove effettueremo i tamponi. È chiaro che il 10 mattina è un ulteriore servizio per garantire ancora di più la sicurezza nelle scuole. Parliamo in particolare dei ragazzi che arrivano da fuori città? Parliamo dei ragazzi che arrivano da fuori città, ma soprattutto, ripeto, l'8 e il 9 deve rappresentare un momento di comunione all'interno delle comunità scolastiche. Per quanto riguarda le scuole, saranno scelte una per la popolazione studentesca di Chieti Alta e una per gli studenti di Chieti Scalo. È consigliabile, per scongiurare lunghe file, arrivare muniti del modulo di partecipazione già compilato, scaricabile dal sito del comune. E nella settimana dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 le forze di polizia, questura, arma dei carabinieri, guardia di finanza e le polizie locali dei comuni di Teramo, Alba Adriatica, Ancarrano Campli, Castellalto, Civitella del Tronto, Controguerra, Corropoli, Crognaleto, Giulianova, Montorio, Alvomanno, Mosceno, Sant'Angelo, Nereto, Pineto e Tortoreto hanno effettuato sull'intero territorio provinciale, in base alle disposizioni impartite dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, i controlli relativi al rispetto delle prescrizioni imposte dal Decreto Legge 172/2021 per quanto riguarda le misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. 3.455 le persone controllate, di cui 10 sanzionate perché sprovviste di Green Pass, 9 le persone sanzionate perché sprovviste di dispositivi di protezione individuale. I controlli hanno riguardato anche 518 attività di esercizi esercizi commerciali e per un titolare è scattata la sanzione. E noi cambiamo argomento. Dal 1 marzo arriva l'assegno unico Figli 2022 che sostituirà la maggior parte delle misure economiche attualmente previste a sostegno delle famiglie con figli a carico. A determinate condizioni l'assegno è riconosciuto anche per i figli maggiorenni sino al 21° anno di età. Nessun limite di età invece per i figli disabili. Secondo la CGIL le novità riguarderebbero 163.000 famiglie abruzzesi e molisane. Vediamo. Con la legge di bilancio 2022 è stato definitivamente istituito l'assegno unico per i figli minori che, con la mensilità di marzo, entrerà in vigore anche per i lavoratori dipendenti. La misura, introdotta lo scorso luglio in via transitoria per autonomi e disoccupati, con l'estensione anche alle famiglie di lavoratrici e lavoratori dipendenti, diventerà adesso definitiva. Una novità non di poco conto per abruzzesi e molisani. Nella nostra regione, secondo una stima della CGIL, a beneficiarne saranno 34.000 famiglie a Pescara, 39.000 a Chieti, 30.000 all'Aquila e 32.000 a Teramo, ed in Molise 20.000 a Campobasso e 8.000 a Isernia. L'assegno unico da marzo andrà a sostituire detrazioni ed assegni familiari che non verranno più erogati in busta paga mensilmente. Così come non saranno più percepiti singolarmente l'assegno per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori, il premio alla nascita ed il bonus bebè. Sarà l'INPS a liquidare direttamente tramite bonifico gli importi dovuti a ciascun nucleo familiare. Per ogni figlio minore saranno riconosciuti da 50 a 175 euro mensili con maggiorazioni in caso di disabilità, famiglie con più di 2 figli, madri con meno di 21 anni o genitori entrambi lavoratori dipendenti. Verranno inoltre riconosciuti degli importi, seppur in misura ridotta, per i figli da 19 a 21 anni. Per stabilire l'importo a cui si avrà diritto, prima di inviare la domanda di assegno unico sarà necessario compilare la dichiarazione ISEE con i redditi relativi all'anno 2020. La domanda andrà inviata entro il 28 febbraio. Qualora non si facesse in tempo, si può recuperare fino al 30 giugno, data ultima entro la quale l'INPS riconoscerà anche gli importi arretrati a partire da marzo. Se invece si decidesse di non presentare l'ISEE, si potrà comunque richiedere l'assegno. L'INPS in quel caso riconoscerà l'importo mensile più basso, pari a 50 euro per figlio. La Regione Abruzzo aderisce al programma nazionale che prevede interventi di assistenza a sostegno in favore delle vittime di qualsiasi tipologia di reato. Lo comunica l'assessore regionale alle politiche sociali Pietro Quarasimale dopo che il Consiglio regionale, con l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale, ha autorizzato un capitolo di spesa destinato a finanziare i programmi di sostegno. Gli interventi, spiega l'assessore, rientrano in un progetto nazionale denominato Reagire, che avrà la durata di un anno a partire da gennaio 2022. Le misure e gli strumenti
strumenti che verranno messi in campo saranno elaborati dal soggetto attuatore che è stato selezionato a livello nazionale a seguito di procedura ed evidenza pubblica. Successivamente, insieme con le strutture regionali che si occupano di politiche sociali, verranno individuati modalità e tempi di intervento delle misure di sostegno e assistenza. Voltiamo nuovamente pagina. Il TAR di L'Aquila ha annullato definitivamente le autorizzazioni concesse da Regione Abruzzo e Comune di Ovindoli per i nuovi impianti da sci e relative piste nell'area del Sirente Velino. Vediamo. Il TAR dell'Aquila, con sentenza 01-2022 pubblicata oggi, ha annullato definitivamente le autorizzazioni concesse da Regione Abruzzo e Comune di Ovindoli per i nuovi impianti da sci e relative piste che, se realizzate secondo le associazioni ambientaliste, avrebbero comportato lo sbancamento e quindi la completa distruzione di oltre 10 ettari di rarissimi habitat di prateria di alta quota nel parco del Sirente Velino, in una zona di protezione speciale per l'Unione Europea, con grave impatto sulle specie presenti. Il ricorso era stato depositato dalle associazioni Salviamo l'Orso, Stazione Ornitologica Abruzzese, LIPU, Mountain Wilderness e CAI. Per le associazioni si tratta di un'importante vittoria a favore di habitat e specie rarissime protette a livello internazionale. Rimane lo sconcerto, sempre secondo le associazioni, per i reiterati tentativi di spendere milioni di euro di denaro pubblico per nuovi impianti all'interno di un parco in piena epoca di crisi climatica. I giudici hanno censurato pesantemente l'operato del Comitato Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo e del Comune di Ovindoli, accogliendo diversi motivi del ricorso. Il TAR ha anche accolto i motivi aggiunti che le associazioni avevano depositato dopo aver letto una relazione dell'Università La Sapienza, consulente del Comune di Ovindoli, che ammetteva l'esistenza di gravi criticità. Insomma, una vittoria a tutto campo che evidenzia, dicono le associazioni, la fondatezza della battaglia per la tutela degli ambienti d'alta quota e dei paesaggi del parco del Sirente Velino. Nell'anno che si è chiuso da pochi giorni sono tornati a salire i numeri dei passeggeri che hanno fatto scalo nell'aeroporto d'Abruzzo. I mesi estivi sono stati quelli con maggior afflusso, soprattutto per via dei numerosi turisti che hanno scelto la nostra regione come meta per le vacanze. Il raffronto con il 2019 comunque parla di un meno 45% di passeggeri. Vediamo. L'aeroporto d'Abruzzo chiude il 2021 con 381.241 passeggeri registrati. Lo scalo a due anni dall'esplosione della pandemia torna a vedere i transiti nuovamente salire, ma rispetto al 2019 fa registrare comunque un calo del 45%. Nel 2019, cioè prima del Covid, i passeggeri totali di tutto l'anno sono stati circa 703.300. Nel 2020 erano stati 173.000 circa. Nello specifico, i mesi con i maggiori flussi sono stati quelli estivi, con un totale da giugno a settembre 2021 di 222.094 passeggeri, pari a un meno 22% rispetto al 2019, quando i passeggeri erano stati in totale 288.068. Nella summer 2021 i mesi più attivi sono stati agosto, che ha registrato 69.076 passeggeri, e luglio 62.900. A causa della pandemia, tra gennaio e marzo 2021 invece i passeggeri registrati sono 6.911. Se i passeggeri sono il numero minore rispetto al 2019, le destinazioni di questo anno invece sono state numericamente maggiori, commenta il presidente della Saga, Vittorio Catone. Nel 2021, infatti, la stagione estiva ha registrato 20 collegamenti con città italiane ed europee, a differenza del 2019, quando le città collegate erano 15. Anche la Winter, attualmente in corso fino alla fine di marzo, conta 9 destinazioni, con dicembre che ha visto anche il collegamento in più con Palermo. Il Covid, purtroppo, continua Catone, sta segnando una nuova battuta di arresto, in quanto le compagnie Ryanair, Wizz Air e Volotea hanno deciso di sospendere per alcune settimane tutti i collegamenti con gli aeroporti regionali, e questo ha coinvolto anche il nostro scalo. Confidiamo però che non appena la situazione dei contagi tornerà a decrescere, il traffico verrà normalmente ripristinato e potremo guardare la Summer 2022 con positività e slancio, promuovendo al meglio le bellezze della nostra regione. Proprio alla luce della sospensione dei collegamenti da parte delle 3 compagnie, per il mese di gennaio saranno garantiti 2 collegamenti per Milano Linate di ITA e un volo al giorno per Bergamo Orio al Serio, ad eccezione del venerdì con 2 collegamenti. Andiamo a Chieti, perché sono in arrivo cospicue risorse ministeriali per la riqualificazione urbana, un obiettivo centrato che dimostra la qualità dei progetti presentati dal quinto settore dei lavori pubblici per ottenere il finanziamento. Vediamo.
Ed è l'ultimo dell'anno, la notizia che sono stati sbloccati questi 20 milioni di euro dal Ministero per gli interventi sulla cultura e sul sociale a Chieti. Sì, un finanziamento importantissimo al quale abbiamo sin da subito creduto, ci siamo dedicati alacremente, soprattutto con l'assessore Rispoli, al quale va un grande applauso, l'assessore Maretti per il sociale, ci siamo appunto dedicati a questi tanti progetti racchiusi in un programma chiamato Rigeneriamo Teate, che riguarda la linea di finanziamento ministeriale Rigenerazione Urbana. Tra gli altri progetti dei quali mi sono occupato c'era un mio pallino sin dall'insediamento e dai tempi della campagna elettorale, quello del recupero e restauro di Palazzo Massangioli qui alle mie spalle, per creare un vero polo culturale attorno al Teatro Marrucino, l'ex Cinema Eden, abbiamo gli ipogei della Chieti Sotterranea, abbiamo davvero tante opere, finalmente l'adeguamento funzionale del Super Cinema che potrà tornare a norma e alla luce in tutto il suo splendore, fruibile alla cittadinanza, insomma tante opere sulla cultura, sul sociale, sulla rigenerazione urbana che attendevamo, e credo che sia l'opera più il finanziamento più significativo forse degli ultimi 40 anni, 20 milioni di euro in un unico colpo, veramente siamo molto soddisfatti, siamo felici perché di qui ci sarà la Chieti del futuro. Parliamo in particolare di qualche opera che sta a cuore a lei. Palazzo Massangioli per iniziare? Palazzo Massangioli finalmente per ampliare il Teatro Marrucino, per i suoi camerini, per le sue sale per la recitazione, per le sale prove, per creare degli spazi utili al Teatro Marrucino, ma soprattutto per recuperare questo palazzo bellissimo, storico, nobiliare, molto prestigioso, che è abbandonato ormai da oltre 10 anni. Un altro degli interventi riguarderà il Cinema Eden in via dell'Hollis, che tornerà a nuova vita e sarà adibito a cosa? Ma sarà adibito a sia spazi sempre per il Teatro Marrucino, sia una sala eventi, conferenze, mostre. Io vorrei valorizzare l'arte contemporanea in questa città e quindi insomma veramente gli spazi espositivi e ampi importanti recuperati dopo tantissimi anni, oltre 10 anni che l'ex Cinema Eden è totalmente abbandonato, un pallino che abbiamo centrato, un obiettivo che abbiamo portato a compimento con l'amministrazione tutta, con il sindaco Ferrara, con l'assessore ai lavori pubblici, insomma siamo davvero soddisfatti di questo grande finanziamento della rigenerazione urbana. Ed anche il comune di Spoltore ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro che in larga parte verranno utilizzati per riqualificare l'area del cosiddetto Mammut, complesso nato per ospitare un mercato coperto mai utilizzato e caduta progressivamente in degrado e abbandono. Vediamo. L'amministrazione comunale di Spoltore ha ottenuto 5 milioni di euro nell'ambito dei progetti ministeriali per la riqualificazione urbana. 4 milioni e mezzo serviranno per il cosiddetto Mammut, il complesso nato per ospitare un mercato coperto mai utilizzato e caduto progressivamente in degrado e abbandono. Per noi è una notizia storica, perché diciamo quella è una ferita nel territorio che c'è da oltre 50 anni. In questi anni abbiamo fatto diversi tentativi e non è andato a buon fine. Adesso invece fortunatamente si è concretizzato il sogno di abbattere quello scandalo, quello obbrobrio, per farne una struttura funzionale. Noi pensiamo di fare 3 o 4 operazioni insieme, cioè nel senso recuperare un'area degradata, fare una nuova scuola dell'infanzia, perché quella attuale è degli anni 50, quindi moderna e sicura, fare un nido pubblico che nella città di Spoltore manca e allo stesso tempo ridisporre quello spazio che adesso è asilo e scuola dell'infanzia per un centro civico polivalente. I tempi dell'opera? Guarda, noi seguiamo i tempi di questo bando, quindi io credo che entro un paio di mesi approviamo la progettazione esecutiva, poi si passa all'appalto e poi iniziamo, io credo che entro l'anno inizieremo la demolizione del Mammut. Ancora posticipate le elezioni per quanto riguarda i consorzi di bonifica nella nostra regione. Il consigliere regionale Dino Pepe torna all'attacco e punta il dito contro la maggioranza. È una vergogna che gli agricoltori abruzzesi non possono e non devono sopportare, ha spiegato. Vediamo.
I consorzi di bonifica, commissariati ormai da anni, tornano al centro dell'attenzione politica a livello regionale. Per il consigliere Dino Pepe si tratta di un tempo ormai inaccettabile. L'agricoltura infatti resta un settore strategico per l'intero Abruzzo, ma come denuncia Pepe, la regione anche in questo caso è rimasta indietro, non essendo riuscita ad intercettare i fondi del PNRR. Ma non solo, perché nel mese di settembre l'assessore regionale all'agricoltura, Emanuele Imprudente, aveva comunicato che la gestione dei consorzi di bonifica sarebbe tornata alla gestione ordinaria, fissando dunque per il 27 febbraio 2022 il periodo ultimo per indire le elezioni. Data però che slitta ancora. E proprio per questo il consigliere regionale Dino Pepe ha parlato di una vergogna che gli agricoltori non possono sopportare. Sono commissariati da troppo tempo, 3 anni di commissariamento sostanzialmente di bavaglio agli agricoltori abruzzesi. No, la giunta regionale non fa votare gli agricoltori abruzzesi per rinnovare gli organi di governo di questi importanti istituti che governano l'acqua per l'agricoltura nella nostra regione. E i risultati sono pessimi, a cominciare dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'unica regione italiana a non aver acceduto a questi fondi perché mancano i progetti e le istanze relative. Proprio qualche giorno fa la maggioranza ha presentato un nuovo emendamento per far slittare ulteriormente l'indizione delle elezioni all'interno dei consorzi di bonifica. Davvero una vergogna, abbiamo votato a livello nazionale in tante regioni, si è votata a Roma, continuare a dire che non si può votare per il Covid è una vergogna che gli agricoltori abruzzesi non possono e non devono sopportare. Aielli, piccolo borgo marsicano, è tra i comuni presenti nel libro edito da Magenes Editoriale che va alla scoperta dei musei a cielo aperto più belli e suggestivi dello Stivale. Ennesimo riconoscimento per la crescita del piccolo centro sotto la spinta propulsiva dell'amministrazione guidata dal sindaco Enzo Di Natale nell'anno del definitivo boom turistico. Vediamo. I murales di Aielli tra i piccoli musei più belli d'Italia. Il piccolo borgo marsicano è tra i comuni presenti nel libro edito da Magenes Editoriale che va alla scoperta dei musei a cielo aperto più belli e suggestivi dello Stivale. Ennesimo riconoscimento per la crescita di Aielli sotto la spinta propulsiva dell'amministrazione guidata dal sindaco Enzo Di Natale nell'anno del definitivo boom turistico. Abbiamo consacrato quello che era successo l'anno prima, quello che avevamo costruito l'anno prima in termini di presenza. Ovviamente, e in parte l'abbiamo superato perché siamo stati più liberi dalle restrizioni che l'anno scorso purtroppo ci avevano interessato, come tutte le regioni d'Italia, tutte le zone d'Italia. È stato un anno che ha visto una presenza veramente massiccia del turismo, parliamo ormai di decine di migliaia di visitatori e di turisti che hanno affollato le nostre vie, concentrati per la maggioranza nei mesi che vanno da maggio a ottobre. Alcuni libri che hanno scritto su di noi, l'ultimo i piccoli musei più belli d'Italia, che testimoniano il fatto che siamo arrivati al grande pubblico, quindi ci conoscono ovunque come museo a cielo aperto, come museo di street art, come paese che ospita un osservatorio astronomico, tutti segnali per farci presagire un 2022 che sarà ancora un anno importante per il nostro turismo. Tanti progetti messi in cantiere per il 2022 hanno in cui attesa la definitiva conferma di Aielli come nuova piccola capitale del turismo regionale e nazionale, all'insegna dei suggestivi murales divenuti veri e propri simboli di una comunità lungimirante, capace di coniugare arte, creatività e turismo. Apriamo ora la pagina dedicata allo sport. La questione del passaggio delle quote sociali della Teramo Calcio si arricchisce di un nuovo capitolo. Nei giorni scorsi la Coaps avrebbe richiesto ulteriore documentazione alla società per esprimere un parere definitivo. Integrazione che non sarebbe arrivata e per questo il fascicolo sarebbe stato trasmesso alla Procura federale per le verifiche del caso. Jacopo Forcella. La questione relativa al passaggio delle quote sociali della Teramo Calcio potrebbe vedere presto una svolta, e se dovessero essere confermate le indiscrezioni che arrivano direttamente dagli ambienti della Federcalcio, non si tratterebbe affatto di una svolta positiva. Perché il parere richiesto alla Coaps, che fino a questo momento non si era espressa, non è ancora arrivato, ma solo perché la Commissione giorni fa aveva richiesto alla società biancorossa un'integrazione dei documenti che erano stati depositati nel momento del passaggio da Iachina ai fratelli
Belliciaccia. Un ulteriore elenco di documenti che tuttavia, avendo anche un termine per il deposito, non è arrivato in Federcalcio e di conseguenza il fascicolo sarebbe stato trasmesso incompleto alla Procura federale per le verifiche del caso e per un eventuale deferimento del Teramo, che a questo punto potrebbe vedere lo spettro di una penalizzazione in classifica di almeno 2 punti, molto più concreto. Il tema del contendere, stando a quanto filtra dalla FIGC, non sarebbe il parere, che non poteva essere né positivo né negativo, proprio perché quello che mancava era fondamentale perché la COAPS si esprimesse in maniera definitiva. Dunque adesso pare tutto spostarsi sul lato della giustizia sportiva, con la procura che, una volta effettuate le valutazioni nel merito, potrebbe procedere al deferimento e alla richiesta di penalizzazione in questa stagione sportiva del club biancorosso. La novità arriva direttamente da ambienti della FIGC, che ha atteso a questo punto senza riscontro che la dirigenza del Diavolo trasmettesse quanto richiesto in seconda battuta. E scaduti evidentemente i termini, ha passato il tutto nelle mani della procura. Successivamente bisognerà capire se ci sarà o meno l'ok, molto complicato a questo punto stante la necessità di integrazione dei documenti al passaggio di quote, con il tempo ridotto, ridottissimo, per ricollocare il 60%, e con la pronuncia di primo grado della giustizia sportiva che potrebbe far partire il conto alla rovescia. Aggiornamento questo che arriva nel giorno in cui il Teramo riprende il lavoro con il giro di tamponi e le prime sedute di allenamento individuali, visto che l'impegno della seconda di ritorno contro il Siena è slittato e si ritornerà in campo il prossimo 15 gennaio, quando al Bonolis arriverà il Modena. Ma la vicenda societaria rischia di minare, nella sua assoluta incertezza, anche la possibilità di un mercato indispensabile per tentare di invertire la rotta, ma intersecato ad una serie di questioni che col campo purtroppo c'entrano relativamente. Giornata di tamponi quella odierna in casa biancazzurra. I calciatori del Pescara si sono sottoposti ai controlli ufficiali, i cui risultati si conosceranno nelle prossime ore. A meno di colpi di scena, domani Memuscei e compagni torneranno ad allenarsi al Delfino Training Center per iniziare a preparare la gara, la prima gara del nuovo anno, che vedrà il Delfino di scena in casa della Vispesaro sabato 15 gennaio alle ore 14:30. Nelle prossime ore si unirà con i nuovi compagni Giancarlo De Riso, primo acquisto del 2022. Per la gara in terra marchigiana l'ex barese potrebbe anche scendere in campo dal primo minuto, considerando l'assenza di Pompetti, fermato per una giornata dal giudice sportivo, al pari del difensore Iglianes. Tornerà disponibile dopo i 4 turni di stop Giuseppe Rizzo. E siamo al volley, prima gioia dell'anno per l'Impavida Ortona, che dopo il successo prenatalizio contro Mondovì si regala un altro successo contro il Brescia. La vittoria alimenta nuove speranze per il sestetto ortonese, chiamato adesso ad un filotto con l'incognita del Covid. Sergio Zappalorto. Unica in campo, l'Impavida esordisce col botto nel nuovo anno, dando continuità al colpo prenatalizio contro il Mondovì. Stavolta a farne le spese il falcidiato Brescia dell'ex Cisolla. La Sieco vince, convince e riapre le porte alla speranza, collocandosi a meno 5 dall'area salvezza, ma soprattutto dà segnali di netto miglioramento, ancor più sul piano mentale, grazie a una concentrazione assidua mai vista in precedenza. Percentuali bulgare delle bocche da fuoco: Sant'Angelo 25.53%, Pessoa forse il migliore con 19 punti e ben 60% in attacco, 67-42 ricezione, nonché 4 muri vincenti, stratosferico Fusco con percentuali pazzesche, ma anche un super De Paola in attacco, 15 punti e 48%, un ottimo Molinari a tempo pieno, bene Capitanelia, conferme da Ferrato, altri 4 muri e 6 punti. Squadra compatta quella di Nunzio Lanci, con poche flessioni pagate a caro prezzo solo nella terza frazione, che pareva vinta 17-11, 24-22, poi perso al 26, ma ci sta in un match stradominato e che fa pensare solo in termini positivi in prospettiva. A Cantù la prossima recupero di Castellana a parte, ma a decidere sarà soltanto il Covid prima della pausa ed una terza trasferta consecutiva a Cuneo, sempre che si giochi. Insomma, un filotto incredibile che dirà molte cose del futuro di Ortona, che in ogni caso ora è vivo e come. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Questa sera non perdete l'appuntamento con la trasmissione replay in onda alle ore 21, conduzione Enrico Rocchi. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.